catturano e stritolano le prede con una forza straordinaria. Sono i constrictor. Alcuni sono così grandi e forti da poter uccidere grandi animali come le antilopi e gli uomini. Ma i constrictor non si affidano solo alla forza bruta. Per comprendere cosa faccia di loro dei temibili predatori, un uomo li studia in tutti gli ambienti del mondo e scopre che i constrictor si sono adattati in modo straordinario a cacciare per terra, in acqua e perfino in aria. Le diverse specie di costrittori, dalle più piccole alle più grandi, hanno in comune una qualità. Una volta catturata la preda, la stritolano fra le loro spine. Non c'è modo di sfuggire all'abbraccio del constrictor. Sud America, il dottor Jesus Rivas cerca un animale che mette paura alla maggior parte degli uomini. Il killer che si nasconde in queste acque è la passione della vita di Jesus. Sta cercando un serpente gigante. Vieni, bella, vieni qui. È molto forte. Un constrictor grande come un'anaconda verde potrebbe facilmente uccidere un uomo. È stupenda. La passione per i constrictor ha portato Jesus a specializzarsi. Per oltre 10 anni ha studiato l'anaconda verde nel suo paese, il Venezuela. Grazie alle sue ricerche, in parte finanziate dalla National Geographic Society, è diventato uno dei massimi esperti mondiali su questi serpenti. Lasciatela! Jesus cattura i serpenti non solo perché gli piace, ma anche perché è il modo migliore di studiarli. L'ho preso. Sono sempre stato affascinato dai serpenti. Come vivono, cosa provano, cosa pensano. Per un biologo che studia i serpenti, un problema è che sono bravissimi a nascondersi. Potresti trovarti davanti a un serpente di 5 metri e vedere solo la punta del naso o parte di un occhio. Perciò è difficile studiarli. Se voglio raccogliere dei dati su questi animali, li devo catturare. E Jesus è fra i migliori al mondo nel catturare i serpenti. I serpenti sono comparsi sulla Terra circa 100 milioni di anni fa, con la separazione del supercontinente Pangea. I constrictor si sono evoluti in forme diverse, a seconda dell'ambiente dove si trovavano. Jesus si mette in viaggio per vedere uno dei costrittori più primitivi, il uoma australiano. Non ero mai stato in Australia. In questo vasto continente vivono più specie di pitoni che in qualunque altra parte del mondo. Gli aborigeni li considerano addirittura delle divinità. Jesus è diretto a Uluru, o Ayers Rock, un luogo che secondo le leggende aborigene si è formato durante la lotta fra due serpenti. Per trovare le tracce dei serpenti, Jesus si fa aiutare da esperti locali. Sono due guide aborigene. Queste donne sanno come individuare i segni lasciati sulla sabbia dagli animali. Gli originari abitanti dell'Australia, gli aborigeni, usano la sapienza tramandata da generazioni per leggere le tracce dei serpenti e degli altri animali. Una traccia di serpente? Sì. Velenoso, una traccia recente? Sì, è recente. Bene, puoi seguirla? Sì. Lo troveremo? Sì. Un serpente velenoso? Perfetto, seguiamolo.
L'Australia ha più serpenti velenosi che qualsiasi altro paese. Jesus ne vuole trovare uno. Di là. È sicuramente un serpente velenoso. È uno dei serpenti più aggressivi e velenosi d'Australia. Un King Brown. Dovrà stare attento. È un King Brown. L'Australia è famosa per i serpenti velenosi e questo ne è un esempio. Quello che mi interessa è perché esistono i serpenti velenosi. Se un serpente vuole mangiare una preda grande, prima deve ucciderla. Come fa un serpente ad uccidere? Ci sono due modi. Uno è con il veleno. Il veleno permette al serpente di uccidere con un unico, letale attacco. Ma i serpenti hanno anche un'altra tecnica efficace per uccidere, la costrizione. Le guide sono sulle tracce di un serpente che ricorda i primi constrictor. Queste donne sono fantastiche. In questo posto ci sono molte tracce. Sembra che questa sia la tana del serpente. Le mie guide dicono che è un serpente non velenoso. Le guide possono distinguere un serpente velenoso da uno non velenoso in base alle tracce. Lo vedete? È qui. Sì. Ah, che maniere! Non mi aspettavo di trovare la testa. Ho infilato la mano e mi ha dato un bel morso. Su, bella. Vieni da papà. Dai, vieni qui. Fantastico. Sì, è un uomo. È un serpente molto primitivo. Ha un corpo forte e massiccio. È quasi privo di collo. Con la testa è in grado di infilarsi sotto la sabbia. Il uomo non è cambiato molto rispetto ai primi serpenti comparsi sulla Terra 100 milioni di anni fa. Secondo Jesus, la testa cilindrica ricorda quelle delle lucertole, i suoi antenati. Ha un corpo adatto a muoversi sottoterra, un ambiente che altri costrittori hanno abbandonato secoli fa. Anche la sua tecnica di caccia ricorda quella dei primi constrictor. In uno stretto cunicolo sotterraneo è impossibile avvolgere le spine intorno alla preda. Il uomo usa il suo corpo muscoloso per schiacciare e stritolare il topo contro le pareti del cunicolo. È uno dei primi esempi di costrizione. Con l'evoluzione, anche le tecniche di costrizione si sono perfezionate. I serpenti stringono con molta forza. Possono uccidere in meno di un minuto, più velocemente di molti veleni. Per dimostrare come funziona la costrizione, Jesus fa da cavia e si fa stringere il braccio da un'anaconda. Il serpente stringe il cuore della preda per impedire che si riempia di sangue. Questo provoca un arresto circolatorio totale. È un movimento di stretta e di torsione. Per questo le mie dita si stanno gradualmente piegando all'indietro. Se il mio braccio fosse stato la spina dorsale di una preda, l'avrebbe già rotta. Cerco di liberarmi. Ci sono riuscito.
ma solo perché sono 10 volte più grande di questo serpente. Questa anaconda pesa 10 kg. Io sono più grande e più forte, quindi riesco a liberarmi. Ma con un serpente un po' più grande avrei avuto molti più problemi. A parità di peso, un constrictor è molto più forte di un uomo. La sua testa è una meraviglia della natura, un vero e proprio capolavoro di design. Ha 100 denti aguzzi come anche, occhi senza palpebre e la capacità di assaggiare le particelle nell'aria. I sensori di calore intorno alla bocca gli consentono di individuare una preda anche al buio. Il constrictor è un predatore molto evoluto. Jesus vuole studiare un serpente che ha sviluppato una tecnica acrobatica per catturare le prede. L'isola tropicale di Porto Rico si trova proprio nel mezzo del Mar dei Caraibi. Jesus si inoltrerà in una caverna buia e umida che ha in serbo molte sorprese. Porto Rico è composta in prevalenza di pietra calcarea. Nel corso degli anni l'erosione ha scavato delle profonde caverne. È lì che andiamo. Questo posto è noto come Cueva de los Culebrones o Grotta dei Serpenti, per un buon motivo. Mi trovo 30 metri sottoterra. È un mondo di buio perpetuo, caldo e umido. Ed è popolato dalle creature più strane. Ecco, guardate qui. Che bello. È il serpente che cercavo. Un boa di Porto Rico. Questa femmina deve essere gravida, a giudicare dalla circonferenza. Cosa ci fa qui? Anche ai tropici, di notte, fa troppo freddo per lei. Quindi viene nella grotta proprio perché è calda e umida. Voleva dirmi un segreto. Si trova in questa grotta calda e umida perché è più adatta a incubare le uova. La rimetto esattamente dov'era. Scusa il disturbo. Cosa attira un serpente gravido nella grotta? Per saperlo dobbiamo scendere ancora. Laggiù l'aria che si respira è piena di organismi portatori di malattie. Mi devo proteggere prima di scendere. Scendendo la temperatura si alza. Ho qui un bel giocattolino, una telecamera a infrarossi. Con questa posso vedere il calore. Fa sempre più caldo in questa grotta. Ehi, qui è ancora più caldo. Guardate, è una temperatura infernale. Sto sudando per il caldo. E laggiù la temperatura è più alta. Accidenti. Guardate. È incredibile, sembra un forno. Davanti a me ci saranno migliaia di pipistrelli. Li vedo svolazzare. Jesus è sorpreso di vedere così tanti pipistrelli tutti insieme. Il calore dei loro corpi e del guano trasforma la caverna in una sauna. Nelle immagini della telecamera a infrarossi, i pipistrelli sono quei punti luminosi. È il calore che attira i serpenti gravidi.
Ma il boa di Porto Rico è qui per un'altra ragione. Di notte i pipistrelli escono dalla grotta. Ora sono all'entrata della grotta. I serpenti non vengono qui solo per il calore. Durante la notte si possono trovare anche 13 serpenti aggrappati ai rami e alle liane. Per sapere il perché, dobbiamo spegnere la luce. Ora siamo al buio. Non riesco neanche a vedere la mia mano. Sto usando una telecamera speciale per la visione notturna, che amplifica la luce ambientale. Così possiamo vedere cosa succede nel buio. Appare evidente che i boa di Porto Rico si sono appostati proprio lungo il percorso dei pipistrelli. Sono serpenti arboricoli, molto sottili e snelli. Si aggrappano a un ramo con la coda e si lasciano penzolare in attesa dei pipistrelli. Ogni notte 300.000 pipistrelli escono dalla grotta. Per catturare la preda a mezz'aria, mentre penzola da un ramo nel buio più completo, il boa deve avere dei riflessi fulminei. Come localizzano i pipistrelli? Probabilmente ne sentono il calore, ma sentono anche le ali che battono. Appena sentono qualcosa, cercano di afferrarla. Il boa scatta fulmini. È una tecnica che richiede pazienza, agilità e velocità. Il boa riesce a catturare i pipistrelli anche senza zampe o artigli. Ora vediamo come fa un constrictor a ingoiare delle prede molto più grandi di lui. Un'anaconda verde ha appena ucciso un capibara. Un grande roditore delle paludi che pesa più di 45 kg. Il serpente si appresta a divorare l'animale. L'anaconda non può masticare né staccare pezzi di cibo a morsi. Deve ingoiare il capibara intero, circondandolo con il suo corpo. Ma come fa a ingoiare un animale così grande? Il corpo dei constrictor è molto muscoloso. La testa invece è delicata, ma adatta a ingoiare grandi prede. Come questa anaconda, per esempio, che mi ha preso il braccio. Con l'evoluzione, la sua testa si è modificata per poter ingoiare grandi animali. La mascella, per esempio, è separata nel mezzo. I due lati non sono collegati. Il lato destro e quello sinistro della mascella sono tenuti insieme solo da questo legamento. Non sono fusi, come nel nostro caso. La mascella flessibile e i denti orientati all'indietro consentono di ingoiare la preda. Qui ci sono 6 file di denti, 4 sopra e 2 sotto. Servono per spingere dentro la preda, in modo da ingoiarla. Tutto funziona bene finché c'è qualcosa da mangiare. Ma non tutti i serpenti fanno pasti regolari. Jesus si reca su una piccola isola a largo del Belize, dove i constrictor si sono adattati a periodi di abbondanza e di digiuno. Per trovarli, Jesus dovrà spingersi nell'interno. Wiwiki è una piccola isola di fronte alle coste del Belize. È grande come un campo da calcio e pullula di boa constrictor. Mai vista una tale densità di boa. Non hanno predatori naturali e sono ovunque, su tutti i rami.
Molti uccelli fanno tappa sull'isola durante le migrazioni. Sorvolano l'oceano da nord a sud e si fermano qui per mangiare e riposarsi. Quando arrivano qui, gli uccelli sono esausti per le lunghe ore di volo. Sono così stanchi che si fanno prendere in mano. Eccone uno. È stanco e surriscaldato. Spero che si riprenda. Vai, piccolo. Ad attendere gli uccelli esausti ci sono serpenti che non mangiano da mesi. Uno è così affamato che riesce ad afferrare solo qualche piuma. Senza le piume della coda, su un'isola piena di serpenti, l'uccello è spacciato. Le piume possono andare in una sola direzione, giù, nella gola. Ma non terranno impegnato a lungo questo serpente. Gli uccelli stanchi sono facili bersagli. Fantastico. Non è vero che i serpenti sono lenti e pigri. Questo boa era fermo e appena l'uccello si è avvicinato è scattato come una molla. Ma la cosa più sorprendente di tutte è come fanno i serpenti a sopravvivere ai mesi di digiuno. Hanno sviluppato un sistema incredibile. Quando non mangiano, il loro sistema digestivo si blocca completamente. Così, il serpente risparmia le energie quando non c'è cibo. Appena ingoia una preda, il sistema digestivo si riattiva. I tessuti si rigenerano, i microvilli ricrescono e l'intestino può assorbire le sostanze nutritive. I constrictor sopravvivono adattandosi alla preda. Dalla parte opposta dei Caraibi, un serpente ha portato alle estreme conseguenze questa strategia. Jesus è diretto alle isole Turks e Caicos. In queste piccole isole non vivono grandi animali. Senza grosse prede, i grandi constrictor non potrebbero sopravvivere. I serpenti che cerco sono molto sfuggenti. Questa è una delle poche isole del mondo dove vivono. In questa foresta dovrebbero essere ovunque. Vediamo di trovarne uno. Ehi, guardate qui. È il serpente che cercavo. Questo è un boa nano. È un parente dell'anaconda e dei grandi serpenti che studio. Il corpo ha esattamente la stessa forma, la stessa muscolatura, solo che non cresce più di così. Il boa nano è poco più grande di un verme. Si nutre delle piccole prede che abbondano sull'isola. Queste piccole lucertole sono ovunque. Si trovano su ogni albero. Sono prede perfette per il boa nano. Infatti, la foresta è piena di piccoli boa. Vai, piccola. Il boa nano usa la stessa tecnica di stritolamento dei suoi giganteschi cugini.
dove ci sono grosse prede, come in Africa, i constrictor sono grandi, molto grandi. Jesus va in Sudafrica per vedere uno dei constrictor più grandi e feroci del continente. Per competere con i grandi predatori africani ci vuole un serpente speciale. Il pitone delle rocce africano è uno dei serpenti più grandi del mondo. Arriva fino a 6 metri di lunghezza. Caccia appostandosi nell'erba alta. Può uccidere una preda in meno di un minuto. Il pitone delle rocce è una macchina letale che non teme rivali, perfino nella savana africana. Serpenti, Jesus incontra il dottor Graham Alexander, un esperto di pitoni delle rocce. Ci vuole ancora molto? Abbiamo individuato il segnale di un serpente in questa zona. È meglio scendere dalla macchina e seguire il segnale a piedi. Vediamo dove si trova. Di là. Graham impianta nei pitoni dei trasmettitori e dei piccoli computer. Seguendo il segnale, trova una femmina. È questo l'habitat dei pitoni? Sì, perché qui riescono a nascondersi bene nella vegetazione. Senza la telemetria non li troveremmo mai. Con l'erba alta rischiamo di pestare un serpente senza vederlo. Ora il segnale è più forte. È lì, a sinistra. Siamo vicini? Sì, siamo vicini. Aspetta, ci siamo quasi. È lì? È vicina. Ma dove? Lì, da qualche parte. Eccola. Eccola, è lì, nell'acqua. Vieni, bella, vieni. Prova a prenderla. Vieni, vieni. Su, da brava. Che caratterino, prendi la coda. Sì, ma prima metto via questo. È forte. Tieni la coda, io prendo la testa. Dai, bella! Su, forza! È un bel pitone africano. Che caratterino! È la femmina che cercavi, vero? Sì, è lei. Non me l'aspettavo così grande. Prendo la coda. È un vero mostro. Sembra che stia bene. È magnifica. Graham deve catturare il serpente per estrarre il computer che ha impiantato. Il data logger. Quando si studiano i serpenti, non sempre si deve lavorare nelle paludi fangose. Opereremo uno dei serpenti che Green sta studiando. Stai buona. Ha una testa enorme, vero? E delle pessime maniere. Hai un caratteraccio, eh? Guarda che testa!
Su, apri la bocca. Il serpente viene anestetizzato. Ora dobbiamo trovare il data logger che è stato impiantato l'anno scorso. Non si trova il segno. Dobbiamo fare una radiografia per individuare il data logger sulla lastra. È quello? Ah, eccolo, proprio lì. Dove ho la mano? Marchiamo il punto esatto. Ora possiamo operare e rimuovere l'apparecchio. I tecnici controllano i segni vitali del serpente. Eccolo qui. C'è una piccola reazione. È vero, il tessuto sta reagendo. Il data logger viene rimosso e sostituito con uno nuovo per registrare altre informazioni quando il serpente sarà lasciato libero. Ora dobbiamo ricucire. Graham scarica i dati del serpente nel computer. Ecco il grafico delle temperature del pitone. Ciascuno di quei picchi è un giorno nella vita di un pitone. Questi sono i dati dell'apparecchio che era dentro il serpente. Sì, la cosa interessante è che sovrapponiamo il grafico di un pitone che cova le uova. È molto più caldo. Sì, la temperatura corporea supera i 40 gradi. Graham ha scoperto che i pitoni femmina che hanno appena deposto le uova lasciano salire la temperatura corporea a livelli quasi letali. Per 12 settimane le uova devono rimanere calde. E le tane dei pitoni sono fredde. Agli embrioni serve del calore per svilupparsi. Una telecamera a infrarossi segue il pitone femmina mentre esce dalla tana al mattino. È più fredda dell'ambiente esterno. I serpenti hanno il sangue freddo. Per variare la loro temperatura usano l'ambiente esterno. Il pitone rimane al sole, riscaldandosi fino a un livello quasi letale. Poi torna nella tana buia e fredda. La telecamera a infrarossi ci mostra quanto è caldo il suo corpo. Come un termosifone portatile, trasferisce il calore alle uova, garantendo la sopravvivenza agli embrioni. Dopo 3 mesi, le uova si schiudono e Graham e Jesus osservano uno spettacolo mai visto prima. Eccola, andiamo di qua. Non facciamoci vedere, altrimenti ci attacca. La madre rimane accanto ai piccoli, un comportamento mai osservato nei pitoni, fino ad ora. Le uova si sono schiuse. Incredibile. Non possiamo avvicinarci di più. Ora puoi credermi. La madre rimane con i piccoli. Ancora non ci credo. Lo abbiamo scoperto da poco. Rimane con i piccoli per 2 settimane. È incredibile. La sola presenza di un predatore simile protegge i piccoli, non credi? Ogni notte la madre torna nella tana con i piccoli. Di notte i piccoli restano tra le sue spine. Una madre affettuosa. Ho contato 39 piccoli nella nidiata. Vanno e vengono per tutto il giorno. È insolito che un serpente si prenda cura dei piccoli. Per la prima volta possiamo documentare le cure parentali di un pitone. È straordinario. Guarda, la madre tira fuori la lingua e il piccolo risponde. Quindi c'è interazione fra madre e figlio.
Si stanno per separare, i piccoli sono nati da 2 settimane. È ora che vadano per conto loro. Siamo troppo vicini, la madre si muove. Allontaniamoci. Il pitone delle rocce è forte abbastanza da proteggere i suoi piccoli. Ma non è il constrictor più grande o più forte. Per trovare il serpente più grande del pianeta, Jesus torna a casa, in Venezuela. Si può discutere su quale sia il serpente più lungo, ma sicuramente questo è il più pesante. L'anaconda verde del Sud America. Il serpente che Jesus studia da più di 10 anni. La grande mole ha anche i suoi svantaggi. Nella stagione secca, le paludi si asciugano e l'anaconda deve strisciare da una pozza all'altra. Sulla terra è a disagio, il suo elemento è l'acqua. È così grande proprio perché vive in acqua. È la storia del Sud America che ha dato questa forma all'anaconda. Per milioni di anni gran parte del continente è stato ricoperto dalle paludi. L'anaconda si è evoluta in questo terreno acquitrinoso. La sua mole colossale è sostenuta dall'acqua. Nell'acqua non è più lenta e goffa, ma una poesia in movimento. Un predatore agile e veloce. In Venezuela sono rimaste alcune delle antiche paludi. È qui che vive l'enorme serpente. Gli allevatori di bestiame hanno occupato alcune paludi. Molti riferiscono di attacchi da parte di un'anaconda. Jesus sa che non sono tutte favole. Il più grande serpente trovato da Jesus era lungo 5 metri e pesava 97 kg. Un serpente gigantesco, ma un'anaconda può crescere molto di più, fino a 9 metri. È una pelle di anaconda, un animale di dimensioni medie, a giudicare dalle scaglie. È una femmina, lunga poco più di 4 metri. Probabilmente è ancora qui in zona. L'anaconda non si sposta molto. Ma è piuttosto difficile da individuare. Sei tu? Stai? Te? Sì. La grande? La grande. Bene, vedo le spire. È una grossa femmina. Prendi la coda, io tengo la testa. Dov'è la coda? Eccola lì. Tienila ferma. È davvero fortissima. Riprovo a bloccarle la testa. Amarilla, non le dico. Prendila qui in mezzo. Tiene una herida. Oh, mio. Qué bella. Forse l'ho già vista. A volte Jesus cattura lo stesso serpente più volte. Anche lei mi riconosce. Ho già visto quest'animale. L'anaconda non è felice di rivederlo, ma dopo averla esaminata, Jesus la lascerà andare. Jesus sa molte cose sui serpenti, ma ci sono alcuni aspetti della vita dell'anaconda che ancora lui non conosce.
Nessuno sa cosa faccia un'anaconda di notte. Vediamo se riesco a scoprirlo. Jesus non ha paura di camminare a piedi nudi in una palude piena di piragna, anguille elettriche e caimani. Sa per esperienza che il modo migliore di trovare qualcosa è toccarlo. Qui c'è qualcosa. È grande. Cos'è? Falso allarme. È un caimano. Non è quello che sto cercando. Mi sono preso un bello spavento. Ora i piedi gli dicono che ha trovato il suo obiettivo. Un'anaconda. Ma non è da sola. Si stanno accoppiando. Provo a prendere la femmina. È grossa. Guarda che circonferenza. Sono due anaconda che si accoppiano. Vedo un solo maschio, ma ne arriveranno altri. Intorno a una femmina ci sono 3, 4, anche 13 maschi. Dopo l'accoppiamento, il maschio non se ne va. Cerca di impedire in tutti i modi agli altri maschi di accoppiarsi, in modo da essere l'unico padre dei piccoli. Non va in cerca di altre femmine. È un maschio fedele. Un comportamento insolito fra i rettili. I maschi degli altri rettili si accoppiano con molte femmine. Quelli di anaconda, invece, restano accanto alla femmina finché questa è in calore. Accidenti, che male! Mi ha morso. Il maschio dà un bel morso a Jesus. Separando la coppia, Jesus mostra la differenza di dimensioni fra il maschio e la femmina. Non ne vuole proprio sapere. Vieni, bella. Dove credi di andare? Le femmine sono molto più grandi dei maschi. Più una femmina è grande, più piccoli può partorire. Fino a 90. Una nidiata numerosa ha più possibilità di sopravvivere. Anche lei è stanca, dopo tutta questa lotta. Le dimensioni sono molto diverse. Questi sono un maschio adulto e una femmina adulta. Vedete che mi vuole mordere. Secondo Jesus, un maschio più grande non avrebbe alcun vantaggio evolutivo. Per convincere la femmina ad accoppiarsi, i maschi la accarezzano con dei particolari speroni che hanno sui fianchi. In questa stagione le anaconda si accoppiano 24 ore al giorno. Adesso li rimetto dove li ho trovati e lascio andare la femmina. Tra un attimo saranno di nuovo avvinghiati. Nel giro di pochi minuti, il maschio e la femmina riprendono il corteggiamento. Che esperienza! Per Jesus, i constrictor sono una meraviglia dell'evoluzione. Predatori invincibili sulla terra e in acqua. Hanno sensi molto sviluppati. Vedono al buio. A
assaggiano le particelle nell'aria. Sentono il più lieve battito d'ali e colpiscono fulminei. E soprattutto hanno i muscoli più forti del mondo naturale. Possono uccidere in meno di un minuto, più rapidamente di molti veleni. Grazie a questo arsenale di muscoli e sensi, i constrictor si sono sviluppati sbaragliando la concorrenza e diventando più grandi degli altri serpenti. Tanto grandi da dar vita alle leggende. Quando i primi conquistatori sbarcarono in America, trovarono un continente selvaggio, con roditori giganti ed enormi tartarughe che colpirono la loro immaginazione. Inventarono storie su serpenti lunghi 45 metri. Impossibile. Ma credo che esistano serpenti giganti e vorrei trovarne uno. Più cose impara studiando i constrictor, più Jesus rimane affascinato da queste creature. E la sua ricerca è appena cominciata.